siamo a Sanremo. Radio Bruno. Tutti cantano Sanremo. Ecco qui a Radio Bruno, nella postazione Area Stile. Miele, ben ritrovata. Ciao. Ciao a tutti. Allora, il tuo pezzo Mentre ti parlo è il secondo tra le nuove proposte più programmato dalle radio italiane. Una bella soddisfazione. Sì, tra l'altro ho preso questa notizia in questo istante, sono molto contenta. Dico sempre questa cosa, quando le radio ci stanno sostenendo tanto, soprattutto noi giovani emergenti, e questa è una cosa bella, perché fare musica emergente è molto difficile, quindi ti ringrazio e colgo l'occasione per ringraziare veramente le radio che ci stanno dando questa possibilità. Diciamo che a proposito di possibilità c'era già stata l'anno scorso, però Carlo Conti come direttore artistico mette le nuove proposte in prima linea, in prima serata, nella parte iniziale, cosa che invece tutti gli altri insomma li lasciavano verso la fine, sì. Quindi grande visibilità, tanto ascolto per darvi il maggior numero possibile di spettatori. Sì, sì, e questa è anche un'altra, diciamo, bella, veramente una bella occasione, una bella idea dal mio punto di vista. E ripeto, la musica emergente è difficile da emergenti provare un po' a raccontare, a farsi sentire, e quindi quando c'è qualcuno che trova il modo di aiutarci è sempre un piacere. Carlo Conti ha avuto una bellissima idea. Ritorniamo sulla canzone autobiografica. Sì. Quando è nata? In che momento? In che periodo? Guarda, questa è in assoluto la prima canzone che ho scritto. Io sono siciliana, però mi sono trasferita a Milano per... appunto per la musica, e ho deciso di... il mio strumento è la voce, però avevo deciso di iniziare a sperimentare. Ho iniziato a suonare il piano e poi io per provare mi sono iscritta a un corso di scrittura, solo che non riuscivo assolutamente a scrivere nulla. Il cestino era diventato il mio miglior amico e a un certo punto ho scritto per necessità. Alla fine parla di un episodio personale, dopo un litigio con mio padre ho avuto l'esigenza di dire delle cose che non ero riuscita a comunicare, e da lì però poi a distanza di anni mi accorgo che Mentre ti parlo, che è il brano che stasera salirà su quel palco, è un brano un po' sull'emancipazione, sulla ricerca di indipendenza e della propria strada, in questo caso, nel mio caso, la musica. E il papà, quando l'ha sentito la prima volta, cosa ha detto? Ho aspettato un po' di tempo a farla ascoltare a mio padre, però si è commosso. Immagino. Si è commosso. Un bellissimo regalo, una bellissima insomma dichiarazione, però anche un momento per dirgli: guarda, sto crescendo, fidati di me, lasciami camminare sulle mie gambe. Hai usato proprio le parole esatte. Sì. Miele, come ti stai concentrando per questa sera, che ci sarà la sfida e da questa sfida si saprà se accederai o meno alla finale? Guarda, è difficile pure concentrarsi, ma da un lato è meglio. Oggi sono molto impegnata, ma in questi giorni sono stata molto impegnata, e questa è una bella cosa, perché da un lato ti... un po' stancante, però ti distoglie un attimo dal pensiero della gestione dell'adrenalina, dell'ansia. Io sono, mi reputo un po' incosciente e inconsapevole, e vorrei salire sul palco anche con un po' di incoscienza, perché spesso dall'incoscienza, cioè, è il mio punto di forza, diciamo, non programmare una coreografia o non prepararmi al 100%, e quindi salirò con un pochino di inconsapevolezza. Bene, allora te l'auguriamo, visto che ci speri per affrontare al meglio questa prova. Ti ringraziamo di essere stata con noi. Se vuoi salutare gli amici di Radio Bruno. Ciao amici di Radio Bruno, io sono Miele, stasera porterò Mentre ti parlo sul palco dell'Ariston. Vi ringrazio, vi abbraccio e vi bacio. Ciao. Radio Bruno.